Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio. Ritorno a collaborare con il mio amico di Terronia Unita, Massimo Cirignotta. Ciao Massimo. Ciao Pasquale, isolano, non Terroni, isolano. È vero, lui è ancora più, cioè vabbè che fra noi, praticamente siamo io il piede e loro sono la palla, e poi si gioca a calcetto tra di noi, praticamente. È appena dato della wallera. No, nel senso, il pallone. No, ho capito. Dai, su. Allora, come va? Dopo l'ultima collaborazione è passato tantissimo tempo, è da un po' che non ci sente. Come va il canale? Beh, effettivamente, sì. Abbiamo collaborato la prima volta che avevamo entrambi sui 300-400 iscritti. Sì. Quello è stato lo sprint iniziale per continuare a parlare solo di finanza personale e investimenti, perché quando mi hai conosciuto ancora facevo molti video di viaggio o di crescita personale. E stiamo crescendo, cioè la curiosità vuole che eravamo a 300-400 iscritti insieme e adesso siamo a 1500 iscritti e 1500 iscritti, cioè stiamo crescendo di pari passo. Sì, sì, infatti a me ne mancano una cinquantina per i 1500, cioè, insomma stiamo crescendo, dai. I canali gemelli praticamente stanno andando. E poi tu inizialmente, appunto, come dicevi, eri un po' più sul viaggio, sui tutorial, anche il tuo video sull'auto... Cos'era? Cambiare i filtri, giusto? Sì, tutorial, la manutenzione. Esatto. Ho visto qualche commento cattivo dei soliti invidiosi, vabbè, comunque. Vabbè, ci sta, però io dico sempre, quando facciamo questi video, cioè, non ci dovete guardare come delle persone che vogliono fare saputelli. Se c'è una critica costruttiva da farci, ben vengano. Tipo, l'altro ieri è arrivato sul mio video sull'acquisto casa un architetto che mi ha fatto una considerazione giusta con i modi giusti. Cioè, in quel video effettivamente ho sbagliato a fare una cosa: non ho messo il cavalletto dopo aver alzato la macchina col click. Il cavalletto dà una sicurezza in più nel caso il click si spezzi, c'è il cavalletto. Però la gente è fomentata, potresti morire, di qua, di là, madonna mia, cioè, fammi accorgere che ho sbagliato questa cosa e basta. E poi, naturalmente, cose messo non mi piace, così... Ah. Dislike. Allora, però il soggetto di questo, il subject di questo video è particolare, perché tu stai facendo una bellissima serie sull'acquisto di un immobile vero e proprio, perché stai progettando di acquistare la casa dei tuoi sogni. Invece io di recente ho fatto un paio di articoli, anche qualche video sui REITs, i Real Estate Investment Trusts, per cui sono quei fondi quotati in borsa che acquistano immobili e poi affittarli, varie tipologie di immobili, e quindi viene considerato più o meno come un'azienda quotata in borsa, distribuiscono dividendi, due cose che lavorano negli stessi ambiti ma con delle modalità completamente diverse. Allora cerchiamo di capire i nostri punti di vista, il mio e il tuo, sulle due tipologie di investimento, e cerchiamo di capire anche quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi di una e dell'altra scelta. Parlami un po' di questa tua scelta di andare a comprare un immobile, da cosa è nato? Allora, partiamo sempre dal presupposto che sono una persona umile e quindi non prendetemi come l'imprenditore edile che vuole fare saputello in questo video. Tutto nasce da un'esigenza. L'esigenza era quella di non pagare più 500 euro al mese di affitto. Quando si pensa tra REITs e acquisto immobiliare, io lo definirei REITs finché non ti stabilizzi, non decidi di acquistare casa, sono la miglior soluzione. Ma quando ad un certo punto, io ho girato l'Italia per 10 anni, quando ad un certo punto decidi, ok, mi fermo qui, in questa città, almeno per 5-6 anni, 10 anni, non so per quando, ok, compro casa, così vado a chiudere questo rubinetto che mi sta dissanguando di 500 euro al mese. Alcuni dicono, i guru dell'acquisto, è meglio stare in affitto tutta la vita ed investire quei soldi altrove. Sì, è vero, però quando acquisti un immobile... non ci scordiamo che utilizziamo la leva, sono soldi che non abbiamo, quindi la differenza è tra investire 1000 euro nei REITs oppure farsi prestare 100.000 euro dalla banca per cercare di fare un mutuo. Quindi questa è la prima situazione, il fatto di voler chiudere un affitto. E la seconda è che sto cercando di condividere tutta la mia storia immobiliare puntando ad acquisire un immobile di grandi metrature con la possibilità di essere frazionato, okay, in modo tale da costruire una casa per me
e una parte di quell'immobile dedicarla ad un affitto, nella speranza di poter affittare ad altre persone quel pezzettino di casa e riuscirmi a pagare il mutuo. Se funziona, potrebbe essere una scelta che continuerò a replicare negli anni. Se non funziona, questo ci tengo a dirlo, comunque torniamo al punto 1, avevo l'esigenza di acquistare una casa. Okay. Quindi è un investimento, ma protettivo, io lo definirei, perché dovevo comprare casa. Allora ho detto, farmi 150.000 euro di mutuo, ne faccio 200, se sbaglio mi rimane un immobile da 250 metri quadrati, starò con un braccio in una stanza e con un braccio in un'altra stanza, se mi va bene lo frazionerò, mi farò il mio appartamentino normale e il resto l'affitterò. Come andrà o come non andrà, lo vedremo nei video, probabilmente sbaglierò qualcosina, però diciamo che l'Italia ci ha messo in una condizione molto agevole per acquisto immobiliare, sia con i tassi di interesse per i mutui, uh-huh, e sia con il famoso ormai bonus 110%, anche se adesso c'è tutti fomentati di questo bonus 110%, ma quando già io stavo iniziando a pianificare di acquistare casa, il bonus era già all'80%, quindi già c'era il bonus, già mi conveniva col 80%, adesso che me l'hanno portato al 110%, vado a nozze. Quindi diciamo l'errore, sì, potrebbe starci, però tra bonus e tassi di interessi bassi e l'esigenza di avere una casa, voglio dire, spero di non sbagliarmi, sarà difficile sbagliare. Poi tra l'altro nella zona in cui tu vivi in questo momento, dove hai intenzione di metterti, diciamo, a vivere, presumo per il resto della tua vita, a meno che non succeda qualcosa di particolare, si tratta anche di una zona abbastanza turistica, cioè quindi esatto, il prezzo, il valore dell'immobile potrebbe andare a salire poi nel tempo, si spera almeno. Esatto, questa è una grossa, una giusta cosa che hai detto, che tutto dipende anche dalla zona in cui si vive. Chiaramente se io vado a comprare 250 metri quadri in una città o di periferia con 13.000 abitanti, molto probabilmente fra 10 anni, 20 anni, quel paesino non ci abiterà più nessuno e io resterei con 250 metri quadri. Io nel mio caso, abitando in una città da oltre 300.000 abitanti, una città turistica, e la sto acquistando in città, non in periferia, diciamo che il rischio è basso, anche perché l'esigenza di affitti universitari, dove sono io, è altissima la richiesta. Quindi è difficile, cioè io non voglio essere troppo positivo, però penso sia difficile sbagliare. Poi tra l'altro, se tu riesci a fare questa cosa del dividere in due e affittare, anche le scelte per l'affitto sono diverse, puoi usare per studenti come menzionavi prima, con un locatore a lungo termine, come Airbnb per i turisti e basta, cioè di scelte poi ne hai tantissime. Nel momento in cui riesci a finanziare il tuo progetto c'è anche la possibilità che addirittura sì, sì, tu riesca a pagare il mutuo e magari tenere qualcosina, so, per le tasse o insomma. Sì sì, infatti l'idea iniziale era quella di frazionare. Adesso io non vorrei portarmi troppo avanti perché con i video sono abbastanza indietro. Infatti l'ultimo video che è uscito avevo ancora il ciubotto, perché sto trattando con l'immobile da dicembre. Infatti adesso ho visto la giacca l'ultimo, ho detto, ma dove vive? L'aria condizionata a palla forse. In Islanda. Sono abbastanza avanti. A quei tempi, dicembre e gennaio, dicevo ancora frazionare. Poi queste cose, man mano che stai lì in mezzo, ti vengono i flash, no? Prima dici una cosa, poi passano i mesi e cambia tutto. E parlando anche con Domenico, che ormai è nostro amico, ci sentiamo sì, spesso. Domenico, vivere. Ciao Domenico. Ciao Domenico, mandamela qualche azione, visto che sta andando bene. potrei anche non frazionare l'appartamento, perché lui mi ha detto che si possono affittare anche parti di casa nel caso di Airbnb. Uh-huh. E quindi se fraziono l'immobile dovrò andare al catasto, dividerlo in due, diventano due case, perdermi metà del bonus 110%, perché comunque andrei a costruire una seconda casa, ci sarebbero tanti problemi burocratici. E invece avendo una casa frazionata, però non diciamo al catasto, potrei affittare stanze di quell'appartamento, magari, visto che sarà tutta una casa da costruire, costruirla in modo tale che a chi affitto casa non venga in casa mia. Okay. Quindi vediamo. Ma questa scelta è venuta però, come dicevi tu, dall'esigenza di acquistare casa, perché per esempio io
non ho intenzione di acquistarla, anzi ho più intenzione di investire in REITs rispetto all'immobile, per vari motivi che poi andiamo a vedere durante il video, anche perché uno di questi motivi è la difficoltà con cui prima di tutto si deve cercare un immobile, poi trovarlo come ci piace a noi e soprattutto a chi comanda, che di solito è la nostra dolce metà, e poi anche trovarla nella zona che ci piace, trovare i soldi per cui accedere al mutuo. Ci sono tanti problemi da qui fino a quando effettivamente avrai le chiavi della tua casa. Non ti sei mai posto queste domande, questa serie di problematiche quando hai cominciato questo percorso? Diciamo che sto iniziando questo percorso e non voglio acquistare una casa già bella e pronta, perché voglio investire sulla mia persona. Tu lo sai, io sono un amante della crescita personale. Mm-hmm. E se io non sbatto la faccia contro un immobile da ristrutturare mi infogno in una catastrofe edilizia e inizio a risolvere problematiche, inizio ad acquisire quelle capacità che solo la pratica può farti acquisire, e poi è difficile dire ah vabbè ora compro casa, faccio così. Invece no, vorrei tentare già un primo addestramento acquistando la mia prima casa. Ok, però tu stai pensando anche, come dicevi, a affittare una parte della casa oppure dividerla e farne due e affittare quella parte. Però, da un certo punto di vista, nel lungo periodo, i rendimenti che effettivamente queste tipologie di soluzioni ti danno non possono essere paragonate a quello che, ad esempio, ti potrebbe dare un REITs, tra la crescita del valore del prezzo azionario, quindi il growth dell'azienda, ma anche il fatto che la maggior parte dei REITs, soprattutto quelli americani, danno dividendi di tipo mensile, per cui quei soldi, è vero che la banca non ti darebbe mai 100.000 euro da investire, però effettivamente una liquidità investita in quelle tipologie di strumenti potrebbe addirittura portarti dei rendimenti maggiori. Non hai mai fatto considerazione quando hai cominciato a cercare casa? Sì, sì, di sicuro la scelta che sto facendo io non è la scelta perfetta. Di sicuro qualcuno dirà, ma starà sbagliando. Può essere. Però, come detto prima, nasce l'esigenza di volere una casa di proprietà. E l'idea che ci sta, oltre che il fattore emotivo che c'è dietro ad ogni italiano di possedere questo pezzo di muro e fargli tutti i chiodi che voglio io in questo pezzo di parete, invece non posso, devo chiedere al proprietario. Manco un quadro puoi attaccare? No, infatti ne ho attaccato uno, ma è abusivo. Quando lui viene lo tolgo. No, sto scherzando. Nasce da questa cosa, il fatto di voler avere una casa. E l'altra idea che ho in mente, non lo so se sbaglio, è che adesso io e mia moglie abbiamo due contratti a tempo determinato. E con due contratti, con due stipendi, si riesce a vivere bene. Mm-hmm. E io ho sempre pensato quanto si riuscirebbe a vivere bene con due stipendi ed una casa di proprietà. Okay. Magari quando finirò di pagare il mutuo. Penso che il mio stile di vita cambia al punto che poi posso permettermi tutti gli investimenti del mondo, perché per come la pensa la mia testa sarei protetto dal lato immobiliare. Okay. Almeno la casa ce l'ho. Però. Hai già in mente la lunghezza del mutuo? Stai pensando a farlo il più breve possibile in modo da levarlo il prima possibile, oppure vuoi pagare una rata più piccola, magari estenderlo un po' di più? Allora, so che la scelta ideale sarebbe tenerlo più a lungo possibile, in modo tale da sfruttare al massimo la leva finanziaria. Mm-hmm. In realtà io sto facendo un ibrido, però molto dipende anche dal fatto che sto acquistando una casa da ristrutturare, e le case da ristrutturare per antonomasia costano poco. Quindi il mutuo non sarà da 150.000 euro, ma sarà almeno la metà. Ok. Quindi posso permettermi un mutuo da 15 anni. Quindi questa è la mia idea. 15 anni, se riesco in questi 15 anni ad avere una persona che mi paga il mutuo, sarebbe tanta lana. Eh sì, perché poi la problematica con le banche è che finché non è finito di pagare il mutuo, teoricamente loro possono livrarsi sull'immobile, se non sbaglio, sì. Giusto? Sì, 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 nel caso non pagassi. Invece andiamo a parlare di REITs, perché la maggior parte di chi investe o vuole investire nel mercato immobiliare con semplicità, poi non avendo accesso magari a un mutuo, avendo dei capitali molto piccoli, cerca di orientarsi invece appunto a questi fondi
che sono di per sé molto diversificati, alcuni sono anche settoriali. Per esempio, ho fatto un articolo sul mio blog www.risparmioinvesto.com qualche settimana fa, in cui parlavo di MPW, Medical Property Trust, che è un REIT che investe in ospedali di pronto soccorso e di terapia intensiva, per cui qualcosa di molto settoriale. Però gli ospedali anche... sono in affitto? Come? Gli ospedali sono in affitto, ho capito bene? Sì, praticamente loro sono proprietari degli ospedali e li danno... Privati? Penso che ospedali statali. No, beh, negli Stati Uniti gli ospedali sono per la maggior parte privati. Ok. Per cui loro praticamente hanno le proprietà di questi ospedali e poi affittano, diciamo, a poliambulatori, a persone, magari sono dei primari che vogliono aprire una struttura, vanno direttamente lì e affittano e la prendono magari in leasing. Per cui ci sono quelle tipologie, oppure ci sono quelli che hanno la proprietà dei muri dei centri commerciali e per cui prendono gli affitti dai negozianti che hanno il negozio nel centro commerciale. Sono un'altra tipologia. Per cui la possibilità di diversificare anche il proprio portafoglio in funzione delle varie, dei vari processi del mercato, in cui magari nel mercato immobiliare è crollo, però quello sanitario è in rialzo, anche i REITs che si occupano della sanità possono salire, per cui ecco, è una cosa un po' più diversificata. È, a differenza di come hai provato a investire tu, un investimento un po' più liquido, perché il REITs basta che fai un click, hai le azioni di un REITs, vedi che sta calando, o non lo vuoi più avere, lo vendi. Invece tu, per voler vendere casa, ci vorranno magari dei mesi. Non so quanto ci hai messo, ad esempio, per trovare e poi, diciamo, concordare anche il mutuo. Cioè, più di un anno? La realtà è che se trovi una casa pronta e hai liquidità, tu ti metti d'accordo, vai a Rogito, 10 giorni ed è tua. Okay. Quando trovi una casa da ristrutturare, che ha problemi a catasto, devi andare a chiedere il mutuo, ci sono tante rogne che se non ci fosse stata l'emergenza che tutti conoscete, io penso che 6-7 mesi comunque me li avrebbe portati via. Mi ci vuole del tempo, sì. Se tu, anche tu, se volessi andarla a vendere, ci metteresti comunque qualche mese, non sarebbe una cosa... Anche perché poi tu immagino, se dovessi andare via, dovresti organizzare il tuo trasloco, vendere le cose in eccesso, trovare l'altra casa in cui andare a vivere nella località in cui ti vuoi trasferire. Sì, sì, è un investimento molto più rischioso che potrebbe, se tutto va bene, garantirmi un futuro più agiato, se tutto quadra. Se non quadra, io avrei, per carità, sul groppone un palazzo di 250 metri che mi affaccio al balcone e lì. Faccio il balcone e lì, ciao. Se lo vuole. Ciao a tutti. Guarda, ti porto questa esperienza. Io sono in Irlanda dal 2014, però c'ero già stato qui, perché a me piacciono le crisi, fra il 2009 e il 2010, qui subito dopo la crisi dei mutui subprime. La mia vicina di casa dell'epoca mi disse che suo fratello... Irlandese, sì, una vicina di casa irlandese, aveva acquistato una casa 2 anni e mezzo prima, quando qui l'Irlanda si stava molto bene, gli stipendi erano altissimi e i mutui erano alle stelle, un po' come era prima della crisi, anche in questo momento. Lui prese un trilocale, normalissimo trilocale da 110 metri quadri, per cui non immaginate una reggia, e spese 1 milione di euro di mutuo. Mamma mia. Tra l'altro i mutui all'epoca li davano a tutti, perché c'era talmente tanto lavoro che praticamente facevano questa tipologia di mutuo ereditario, cioè quando il proprietario moriva, la proprietà passava all'erede, diciamo che era stato designato, che continuava a pagare il mutuo dopo. Per cui tu nascevi e avevi già 1 milione di euro di mutuo sulle spalle. Comunque, durante la crisi, il valore dell'immobile scese da 1 milione a 300.000 euro. E per cui questa persona era disperata perché diceva, ma io anche se la volessi vendere, qualcuno lo trova a cui comprarla, perché ci sono quelli, gli scout, che vanno sul mercato durante le crisi e comprano a raffica. Ma io perdo 700.000 euro del mio investimento, come faccio? Vabbè, del nonno. Tu hai mai pensato che potrebbe esserci anche questa... Vabbè, adesso non sarà magari una differenza di 700.000 euro, però durante le crisi il tuo immobile potrebbe perdere valore. Assolutamente.
Hai mai fatto anche questa tipologia di considerazione quando hai scelto nell'immobile diretto invece che magari andare appunto nel mercato azionario e scegliere un REIT? Sì. Sì, effettivamente potrei andare incontro a questa svalutazione immobiliare. Però tornando sempre al punto 1, io volevo casa, casa tutta mia, poi può darsi che costruirò una reggia solo per me e cercherò di fare 7 figli per riempirla. E può darsi che abbia avuto la genialata, però secondo me, come sto cercando di tutelarmi? Sto cercando di tutelarmi cercando di acquistare una casa sborsando meno possibile. Sono andato alla ricerca in questi mesi dei famosi don't wanters. Non so se hai mai letto qualche libro su questa parola. Don't wanters sono le persone che hanno così esigenza di vendere casa, vuoi un divorzio, vuoi che sono finiti nella povertà, vuoi che è morto il proprietario. Sono dei don't wanters, sono quelle persone che se ne vogliono liberare al più presto. E si accontentano di offerte anche più basse del valore dell'immobile. Se tutto va bene, mi auguro, dovrei aver trovato il Don't Wonders per eccellenza. Quindi acquistare un immobile a bassissimo prezzo dovrebbe essere lo step iniziale che poi, anche se si svaluta o ci saranno errori, bene o male me la dovrei giostrare. Quindi secondo me è anche molto. Che casa acquisti e a che prezzo l'acquisti, secondo me fa tanto. Poi, ripeto, io non sono un professionista, non sono un imprenditore edile, non sono, che ne so, chi è che fa Berlusconi quando ha creato Milano 2. Milano 3, tutti hanno fatto Milano Può darsi che Fiori. mi sbaglio, ragazzi. Io e mia moglie volevamo una casa di proprietà in questa bella città. Ci saremmo fatti la casa di proprietà. Cioè, Ok. la pensiamo così. Il processo di selezione è stato complesso, soprattutto dato il periodo, perché alla fine mi hai detto che è cominciato qualche tempo fa, però poi ti sei ritrovato quasi a trovarlo nel periodo peggiore degli ultimi 120 anni, forse. Sì, infatti sì. Sì, la ricerca è stata difficile perché gli immobili in vendita sono tutti immobili, bene o male, o semi ristrutturati o ristrutturati. Diciamo che questi immobili così tanto da ristrutturare, in genere, o se li prendono l'agente immobiliare direttamente con un'impresa edile, gli passa l'informazione. Oppure, se hai fortuna, arrivi quando quel proprietario la sta appena per mettere in vendita, allora, vabbè, ormai ci sono io, voglio fare l'offerta. Quindi sì, è difficile. Vediamo. E ti sei mosso tramite agenzia oppure alla fine hai trovato una persona direttamente? Perché poi ci sono anche, è vero che l'agenzia ti semplifica, però vuole i soldini magari forse dal Esatto, sì. venditore più delle volte che non dall'acquirente, però No, da comunque. entrambi. L'agenzia prende su immobili sotto i 100.000 euro di acquisto, 3.000 più IVA da me e 3.000 più IVA dal proprietario. Sopra i 100.000 euro di immobile, il 3%, sempre da me e il 3% dal proprietario. L'agenzia ci va sempre a nozze, comunque vada. Come notai praticamente. Eh sì. Tanto di Sì. passare da loro. Sì. Comunque ho utilizzato 3 siti internet famosi, subito.it, casa.it, immobiliare.it e tutte le agenzie della mia zona. Ma avevi valutato anche un acquisto diretto in precedenza, cioè trovare una persona, magari un don't wanters che era lì disperato, aveva messo un annuncio su un sito o su un giornale per vendere il prima possibile? Non sono riuscito a trovarli perché, a quanto pare, dal momento in cui un privato metta in vendita su quei siti, Appena neanche il giorno telefonato. dopo l'agenzia già li contatta per metterlo in vendita con loro. E quindi poi il proprietario si affida all'agenzia perché comunque l'agenzia chiaramente te lo fa vendere prima. Poi, tra l'altro, l'agenzia si occupa di tutte le pratiche anche legali, nel senso ti mette in contatto, se non Sì, sbaglio, giusto? l'agenzia è quella che ti tutela da qualsiasi problematica, ad esempio se ci sono problematiche catastali, se ne accorge l'agenzia, se ci sono locatari all'interno, se ne occupa l'agenzia, quindi ti tutela da questo punto di vista. Un'altra tutela è quella del mutuo, perché la banca per farti acquistare casa, quindi secondo me è conveniente acquistare con il mutuo anche per questo, ti obbliga a pagare un perito che vada a visionare la casa, per vedere se effettivamente quanto scritto nel catasto è la realtà. Quindi è un altro accorgimento, un'altra sicurezza per chi acquista.
che comunque il perito fa gli interessi della banca, quindi non starebbe mai a mentire. Per quanto riguarda l'agenzia, controllano anche, ad esempio, che non ci sia un'ipoteca sulla casa, per cui ti avvisano, esatto, prima? Sì, sì. Quindi comunque, sì, sì, tutto. Alla fine, il servizio pagato vale la pena, diciamo. Sì, anche perché tutte le carte che si escono al comune, catasto, urbanistica, tutte queste cose, se non sei del campo, di sicuro non è difficile trovarle, però sono altre rogne. È tempo perso. E l'agenzia invia anche il proprio perito per valutare anche per conto suo, o arriva solo quello della banca? No, penso che arrivi solo quello della banca. L'agente immobiliare farà i controlli cartacei e poi il perito della banca, che alla fine è un geometra o un architetto o un ingegnere, va a controllare il tutto. Quindi... E diciamo, a che punto sei? Adesso non diamo troppe, diciamo... Infatti mi stai facendo fare un milione di spoiler. No, allora, no, infatti non voglio fare spoiler, però... Diciamo, da 0 al 100% a che punto sei della barra di scorrimento? 99. Allora aspettatevi tanti video. Però... Iscrivetevi al canale Massimo Cirignotta, per favore, perché così potete seguire come va questa serie sull'acquisto di casa. Io non ho nessuno spoiler da darvi oggi, ma se mi date 1 milione di euro glielo estorco. Faccio l'estorsione. Dimmi qualcosa, dividiamo. Sì, sì, sono al 99, però ne so passate di cose da questo 1 al 99, quindi comunque i video continueranno ad uscire con tutto quello che è successo. Okay. Perché ora è facile far uscire un video, ho acquistato, ok, ma cosa c'è stato dietro? Quindi siccome vuole essere un processo, non una guida, un'informazione, è giusto che si diano tutto quello che è successo. E se tu non avessi avuto intenzione di comprare casa per te, ne sarebbe valsa, il gioco sarebbe valsa la candela? Ti ha creato tanto stress, ci hai voluto troppo impegno? Se io non avessi voluto acquistare una casa per me, o non avessi avuto la disponibilità economica, perché poi è inutile che stiamo a dire mutuo, il 20% della liquidità, il notaio, l'agenzia, la liquidità ce la devi avere. Se non avessi voluto acquistare casa, avrei puntato un monolocale in pieno centro da affittare ad Airbnb o studenti. Okay. Quindi una roba di 50.000 euro. Quindi comunque il pensiero, anche se non ci fosse stata la necessità di acquistare casa per voi due, e poi magari sì, per sì, i 7-8 figli che verranno, l'avresti comunque, sì, avuto in mente di fare l'acquisto? Sì, sì, è un percorso di crescita personale che voglio fare. Io, c'è gente che vive la sua vita per acquistare la nuova BMW ogni anno. Io voglio mettere le mani in pasta. Poi se riesco e capisco che posso farcela, allora diventerò ricco. Perché poi alla fine, vabbè, stiamo dicendo stronzate. Però ricco chi è? Colui che ha scoperto come funziona e lo ripete all'infinito. Quindi se io capisco come funziona da tutto questo acquisto, magari tutti gli errori che faccio, potrei aver trovato il meccanismo che poi, ripetendolo, mi fa diventare il nuovo Silvio Berlusconi. Oppure, sì, ricordati gli amici quando lo fai. Però diciamo che alla fine, anche per quello che hai detto, ricco è chi realizza i propri sogni. E uno di questi sogni per te era appunto trovare un nido per la tua famiglia. Diciamo che ci stai... Sì, sì, infatti comunque andrà, sarà un successo. No, questa è la cosa importante. Sì, sì. E io invece, data, diciamo, il mio tardivo ingresso in questo mondo, non avrei la disponibilità magari per, neanche per un anticipo, soprattutto in Irlanda, dove gli immobili sono... Immagino. Cose che non, cioè, sono i prezzi di Milano, magari un 30% in più, per dire. E poi perché? Perché ti danno i funghetti allucinogeni fuori dalla casa? Perché costano così tanto lì? Costano così tanto perché ci sono poche case e c'è una specie di setta dei landlord, dei proprietari, che fanno di tutto per non fare costruire nuove case. A Dublino sono talmente tante poche case che per... Io 2 anni fa, credo, ebbi diversi colloqui a Dublino perché stavo cercando di cambiare lavoro e avevo avuto qualche offerta con lo stipendio, senza dire cavolate, che era 2,5 volte quello che guadagno adesso. Per cui... tanti soldi in più. Ciò nonostante, col costo dell'affitto, io andavo a guadagnare più o meno 100 euro in più al mese, massimo. Avevo fatto i conti. E non mi è convenuto. Certo. Per cui, certo, addirittura ci sono, al momento credo, 300 famiglie a costo del Comune di Dublino e del governo
in albergo perché non ci sono case abbastanza per far andare a vivere le famiglie dentro. Penso un po'. La stessa cosa accade a Cork, che però, diciamo, essendo un po' meno inflazionata, col fatto che non è la capitale, è solo l'ex capitale, comunque i prezzi sono alti. Per dirla, un bilocale di 65 metri quadri ci vogliono 2.700 euro, 2.800 euro a Dublino. E io non andrei mai a vivere lì a quei costi. Io qui ho la fortuna di vivere in una casa che è trilocale, anzi tri-bedroom, la chiamo loro, perché ci sono tre stanze a letto, però le altre stanze non le contano, non si sa perché. Sono anche tre bagni, c'è il giardino esterno, e l'affittammo nel 2014 a 550 euro al mese. Il giardino? Tutta la casa. Ok. Tutto il giardino. Mi sembrava poco. Adesso con i vari aumenti siamo a 6,25, dopo 6 anni. Questo perché abiti in un paesino che sta a 120 km da Dublino. Però il problema è proprio questo, bisogna magari poter valutare, soppesare la propria necessità, la propria volontà di stile di vita con le proprie opportunità economiche e anche la tipologia di vita che si vuole fare, perché vivere in città ha dei costi, anche dei divertimenti più, ma anche più stress. Vivere in paese ti rompe un po' le scatole, però è una cosa più tranquilla. Quando hai fatto la scelta di casa, hai guardato solo il lato economico, oppure sei anche fatto considerare il fatto che magari stando in città avresti potuto avere più servizi, più divertimenti, più cose da fare? No, più che considerare i servizi, i divertimenti, quello e quell'altro, più si sta vicini al centro città e più è probabile che ci siano meno errori. Perché se è vero, se ti allontani anche solo di 5 km, però quei 5 km ti comportano una linea di autobus in più. È vero, magari risparmi 20.000 euro e hai una casa con in più un giardino più grande. Però a livello di rivendita, affitto, perdi tantissimo, perché il ragazzetto universitario che arriva al nord, ma non gliene può fregare di meno, cioè, ma quello sta pure nella catapecchia, però che sia a un metro dall'università. Sì. Quindi vicino, perché anche perché c'è l'effetto opposto dell'Irlanda, qui in Italia penso che a livello immobiliare siano più case che persone, visto le nascite italiane si sono sempre a dimezzare. Qui io ho un ex collega di mia moglie che erano 16 in famiglia, più padre e madre. Lei non era la più piccola. Cioè. Porca miseria. Qui diciamo che la TV forse è arrivata dopo. Io neanche ce l'ho la TV, va per dire. Ecco perché poi è andato... Va bene, comunque. Per tornare al tema, al di là di questo investimento, valuterai magari in futuro anche i REITs, perché prima del video mi hai detto che un po'... diciamo, sei molto preparato dal punto di vista dell'immobiliare, però ancora non capisci bene o non hai avuto tempo di studiare la parte dei REITs, per cui dei fondi investiti che sono quotati in borsa. È un investimento che ti ha mai ti è mai passato per la testa da fare, oppure è proprio una tipologia di investimento che non ti interessa? No, effettivamente mi piacerebbe valutare i REITs, anche perché, come hai detto tu, sono degli immobili affittati agli ospedali. Gli ospedali, voglio dire, almeno 200 anni staranno lì. E se sono affittati ai centri commerciali, resta lì. Quindi potrebbe essere un'ottima scelta. Poi il mercato immobiliare americano io non lo conosco. Però se sono centri commerciali, se sono ospedali, se sono grossi negozi, devono starci. Cioè se affittano a Walmart, Walmart sta lì, non è che si sposta. Per esempio, c'è un nome molto famoso che si chiama Apple Hospitality REIT. Ci fece anche uno dei primi video, fatto malissimo tra l'altro, magari lo rifarò in futuro. Questi hanno proprietà di 300 alberghi. In questo momento è un REIT che sta perdendo tantissimo. Magari chi lo sa, in futuro con l'svilupparsi della parte, diciamo, turistica o anche della parte business, potrebbe anche portare alla risalita. Ci sono dei REITs addirittura che investono in fabbricati che hanno al loro interno dei server, dei centri server, per cui per esempio l'azienda che ha il server in una terza costruzione ha dei vantaggi economici, perché non deve comprare qualcosa lei, paga semplicemente un affitto,
Sì. Per cui anche la possibilità di variare le proprie tipologie di investimento e creare un portafoglio bilanciato anche da quel punto di vista, con i dividendi che sono la parte più cospicua, può essere un motivo di investimento. La forte liquidità, la capacità di liberarsi dell'investimento subito. Per cui ci sono un po' delle considerazioni da fare fra il REITs e l'immobiliare. Ovviamente ognuno ha la sua modalità di vedere l'investimento immobiliare. Ci sono personaggi, ce n'è uno, mi sembra, Graham Stephen, mi sembra che si chiama, che è un americano, lui ha tipo 5-6 milioni di dollari investiti in immobiliare, vive così, beato lui. Però, logicamente, ognuno deve trovare la propria tipologia di investimento. Robert Kiyosaki è nato, è cresciuto e sta vivendo ancora praticamente forse di immobiliare fatto negli anni 80. Forse il fatto... hai mai avuto intenzione, idea di specializzarti in futuro su questo settore, magari per farlo trasformare, non dico in un lavoro, ma in una forte parte della tua rendita passiva futura? Eh sì, sì, è proprio questo. Cioè, io voglio testare questo campo, voglio mettermi alla prova proprio per vedere se c'è ancora possibilità sull'immobiliare e se, studiandola per bene, facendo un passo alla volta, se si riesce a fare qualcosina di buono con l'immobiliare, perché il rischio può essere alto, per carità, però come tutte le cose c'è anche gente che si riesce ad arricchire con l'immobiliare. Cioè, voglio dire, non è che ora è tutto un disastro l'immobiliare, è vero che il prezzo degli immobili sta scendendo, quello e quell'altro, però qualcuno sta continuando ad arricchirsi con gli immobili, quindi vuol dire che, fatte le giuste considerazioni, la giusta esperienza e la giusta bravura, si riesce a fare. Poi tra l'altro, come dicevamo all'inizio, gli immobili in questo periodo sono calati parecchio di prezzo, forse è anche il periodo migliore per acquistare qualcosa da tenere, come hai intenzione di fare tu, nel lungo periodo per te, e anche magari da poter affittare più avanti. Sì, sì. Va bene, io ti ringrazio per essere stato qui con me oggi in questa, presumo, calda giornata italiana, perché qui stamattina mi sono alzato, c'era nebbia fuori, per cui penso un po' che, sì, sì, che depressione. Perché non complicarsi in Irlanda? Guarda, te lo spiego più avanti. Sì. E poi potrebbe essere una delle cose. Una delle pochissime cose, perché l'unica cosa per cui gli irlandesi vivono al momento sono i pub, che vanno ad ammazzarsi di alcol la sera. Sono per non pensarci. A tempo indeterminato. Per cui, insomma, il mio paesino, che è di 1500 abitanti, è diventato molto noioso in questo periodo. In ogni caso, grazie mille di essere stato ospite di nuovo sul mio canale. Per chi non lo conoscesse, e spero siete in pochi, Massimo Cirignotta, iscrivetevi al suo canale, ci sono tantissimi video molto interessanti, e se siete intenzionati a comprare casa, la sua serie di, come si dice, aprirà un mondo nuovo, tanta curiosità. Per chi non fosse iscritto al mio canale, perché non vi siete iscritti? Vi siete guardati il video? 50 minuti di video? Iscrivetevi, no? Ragazzi, anche per oggi è tutto. Ciao di nuovo Massimo e ci vediamo la prossima volta. Grazie Pasquale. Ciao. Ciao.